batte le mani. Sì. Batte bene. Bravi. 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 Insaccalo. Spettacolo superbo. Ma che superbo? Ma insomma, divertente. Ma guarda un po' che porcheria. Ma mi sono e mi legata. Qui a Milan una roba simile. E a dormire. Che fai schifi! Per dirti me che fai schifi! Vale bene che vada via, ma sono di fiera dei mad, ma mi su nove. Ma che fa? Va via anche lei? Come adesso viene il bello? Il bello? Vince la rappresentanza jugoslava per 11-1. E quel Lazari e quel bello? Insomma, non è... Ma c'ha fa per un bamba? Ma che il bagacciappa di Iraq che le mette! Ira? E che so, Ira? Oh, caro, buonasera, signora. Sì, questa non ce la doveva proprio fare. Vedi, sì, i nanetti li porti a Gorgonzola, mica a Milano. Gorgonzola. Ma che ci ha preso per pizzicare? No. Commendatore? Commendatore? Commendatore, permette? Ma come le è venuto in mente che i nanetti sarebbero piaciuti? Alla corte dei miei avi c'erano sempre due o tre nani per divertire gli ospiti. Perché mi sono preso un segretario nobile? Calamini Calamari! Che ha detto? Io non ho parlato. Calamini Calamari! E che vuole sto ragazzino? Ha detto che vogliono essere pagati subito. E va bene, gli dica che non ho soldi e che se stanno buoni più tardi gli do le caramelle. Calamandù, calamandì, calamari, calamini. Che ha detto adesso? Ha detto che le caramelle le dà sua sorella. Ah, mia sorella. Poi dico, ragazzino, modera i termini, no? Non ho soldi, vuol dire che lunedì, martedì, quando posso pago. Dipende dal tempo che impiega la direzione del Totocalcio a pagare le vincite. Paga che soldi del Totocalcio, a lui. E che li vuoi pagare con i soldi del... Ma parla napoletano questo? Oh, sì, e voglio esalto subito, perché se non mi dai, ti spacca la faccia e ti rompo pure il lente, capito? A chi spacchi la faccia? A te! Ti do una pizza che ti abbasso, diventi piano, piano! Ma questa è un'aggressione, piccoli criminali! E mo' sentiamo pure, ti diamo 10 minuti di tempo. Se non mi dai i soldi, quando torniamo, ti rompo pure oriste, capito, sì o no? Chiamoci! Moneta, un po', però gli occhiali non me li ha rotti! Aia, ah, ah. Mi lasci stare, mi pulisco da me. Aia. Cachet antidoloro. No, grazie, no. Questo fa passare anche i crampi della fame, sa. Ma è possibile che ci siamo giocati anche la piazza di Milano? Qui ci sono i milioni. Sì, ma hanno i gusti difficili. Per carità, sa che faccio? Io ho deciso, sa. Io vado da Ercole a via Catania, ti faccio prestare i soldi, pago i nani e non se ne parla più. Sì, sì, perché quelli fra 10 minuti tornano. Scusi, signor vigile, permette? Poi là. Via Catania, per piacere. Dunque, via Catania, via Catania. Catania. La strada. Dov'è via Catania? Ecco, noi lo volevamo sapere da lei. Vogliamo guardare la guida? E guardiamo la guida. Guardiamo la guida. E guardiamo la guida. Guardiamo la guida. Via Catania. Scusi, no, eh? Via parto e consulto. Che tipo. Tesoro, vieni nel sogno anche tu. Nei viali del cielo insieme con te salirò. Guarda un po'. Che c'è, commendatore? Sento un odore. Milioni, mi creda. Sono sicuro, mio caro Hans. La mia scoperta, se sfruttata bene, può rendere milioni. A me pare che la sua scoperta può avere un alto valore scientifico. Ma quanto ai milioni? No. No, mio caro Hans, in mano a una persona di pochi scrupoli può rendere veramente milione. Perché? Prego. Gli avevo detto io che c'era odore di milioni. Dove va? E vado a scoprire cos'è questa scoperta che rende milioni. Sì, ma in mano a una persona di pochi scrupoli. E perché io che so? Oh. Vive machine, oh scene. Eccola, io con questa macchina sono riuscito a superare la barriera del tempo, cioè posso percorrere la dimensione tempo avanti e indietro. Scar? Ah, chiarissimo. Ogni oggetto, per esempio, questo cappello ha 3 dimensioni, larghezza, lunghezza, spessore, ma anche un'altra dimensione, la durata. Io con questa macchina posso andare avanti fino al 2000, al 3000, oppure posso andare indietro all'anno passato, a un secolo fa.
fino a millenni e millenni avanti Cristo. Formidabile. Ma io non vedo ancora come possa ricavarne milioni. Nemmeno io. Ma certo, pensi a un tale che partendo con questa macchina si porti nel futuro anche immediato. E con le mani potrebbe partire anche subito per correggere gli errori di storia dei nostri libri di testo. Che fesso. La macchina è a punto. La potrei usare anche subito. La sperimenterò io stesso. Forse domani. Stasera ho mangiato troppo di te, professore. Ho finito se mangiato. Formidabile, formidabile. Mi raccomando, il segreto. Oh, non dubiti, si fidi di me. Acqua in bocca. Non si fidi di noi. Acqua alla gola. Ha sentito quei due che hanno detto attento alla testa? Milionen, milionen e milionen. Che bella macchina, bella. Dov'è la luce? L'interruttore. Piano, piano. Andiamo. Ma andiamo dove, commendatore? Andiamo un momento nell'anno prossimo e poi torniamo, eh? Ma cos'è, commendatore? Una crociera? Oh, è un giro d'affari, ha capito? Diamo una guardata a tutte le vincite dell'otto, delle lotterie, e poi torniamo subito. Ma ci pensa lei? In un anno, un 13 alla settimana, 10 cinquini ogni 8 giorni, e poi le lotterie. Monzagnano, Merano, Tripoli. No, commendatore, guardi che quella di Tripoli non c'è più. Ma c'è Canzonissima. 100 milioni, eh? Ah, oh, mi fa male la testa solo a pensarci. Vieni, no, 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 cosa fa? Fermo, fermo, salga, fermo. Salga. No, 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 no. Pure comodi, sa? No, 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 no. Salga. No, io non salgo. Salga. No, commendatore, guardi che... Guardi, gliel'ordino, eh? C'è una leva lì? Sì. C'è scritto avanti? Sì, c'è scritto avanti. Muova la leva. Fa la volontà del commendatore Protetti. E basta! Oh! Torniamo indietro! Ha sbagliato leva! Chi sono questi? Ma vengono dal cielo, forse li avrà mandati Giove. Sì, sì, Giove è arrabbiato con noi perché abbiamo lasciato partire Ercole contro il ciclope. Se ci fosse Ercole già li avrebbe abbattuti. Ho capito tutto, siamo arrivati a Cinecittà dove sta girando un film mitologico. Ma no, commendatore, magari, guardi, qui le mura sono vere. Ma che bene, aspetti, eh. Scusi tanto. Ma hanno paura di noi, scappano. E perché scappano? Io qui non ci sono mai stato, non ho mai chiesto una lira a nessuno. Chi siete, o stranieri? Che volete? Ecco. Noi vorremmo sapere dove siamo. Siete nella felice città di Amfiossa, sotto il felice regno del grande re Euristeo, che mi ha fatto felicemente accecare perché parteggiavo per Ercole. Euristeo, io lo conosco. Meno male, è un amico suo. Ma no, l'ho studiato a scuola. Euristeo, il re dell'Argolide, quello che ha imposto a Ercole le 12 fatiche. Allora è uno che fa lavorare, io vado. Ma no, no, commendatore, viveva nel 5000 AC. Noi ci troviamo nel 5000 AC. Salute. Ma come salute? Dico salute. Ma no, 5000 C, avanti Cristo. 7000 anni fa. Signor Conte, pure qui. Pure qui le guardie. Ehi, voi due. Ho capito, signor Vigile, non si può parcheggiare. Andiamo via subito, eh. Andiamo. Chi siete? Cosa volete? Da dove venite? Polizia. Faccia vedere i documenti. Sì. Passaporto, tutto quanto, tutto. Ecco questa è la mia patente. Beh. E io questi caratteri non li so leggere. Ecco, questo è un documento regolarmente rilasciato dalla questura di Roma, vede? Roma. Roma. E che cos'è questa Roma? Roma. Questo non sa nemmeno che è Roma. Ma allora sono proprio burini qua. Ma no, commendatore, Roma non esiste ancora. Come non esiste? No. Beh, comunque voi due, seguiteci alla Reggia, presto. Alla Reggia? Andiamo. Qui c'è ancora la monarchia.
Sarà contento lei che è nobile, signor Conte. Si capisce, perché la monarchia è sinonimo di buone maniere e gentilezza. La vostra sorte sarà decisa dal grande re Euristeo. Beh, insomma, sei un monarchico vilano, ecco. Euristeo, oh grande re Euristeo, hai comunicato a Deianira, la fidanzata di Ercole, il tuo proposito di sposarla? Non sappiamo ancora se Ercole è morto. Taci, eccola. Buongiorno, Deianira. Vieni qui a sedere con me. Questo è il tuo posto? Sì, ma quello non è il tuo. È di Ercole. Come osi parlarmi così? Tu ti approfitti del mio smisurato amore, ma non esagerare, eh? Hai chiesto di vedermi? Beh, cosa vuoi? Voglio che tu veda nella sfera della indovina cubona cosa accade in questo momento ad Ercole. Se egli è vivo, lo aspetterò. Commendatore! Che c'è? Guardi! Sfera della verità, sfera dell'incantamento, fammi vedere dove sta Ercole in questo momento. Che roba è? Ma deve essere una specie di televisore. Ma non si vede niente. Calma, Euristeo, lascia che si riscaldi. Vedi, Euristeo, il ciclope è morto. Ercole l'ha già ucciso. Ercole tornerà. No, il ciclope non è morto. Si sta risvegliando dopo aver digerito Ercole. Taci, Caifante. Non ci crederò mai. Ercole non può essere morto. Ma indigesti, sì. Io sono mago. No, ma perché? Non abbiamo fatto niente. Lo faccia per i bambini. Se ne va. No? Sì. Ma che fa? La montagna sposta. Aiuto. Mamma mia, eccolo che viene. Tante pecorelle. Sarà l'intervallo, ciò. Ah, le pecore! Ah, un trucco di Ercole, divino figlio di Giove! Se questo continua a soffiare, mi viene la polmonite! Ma che polmonite? E non mi lasciare! Va via! Eccellenza, la prego, non cede voti! E io figlie numerose siamo! La carne non la mangi il pesce! Il fosforo fa tanto bene al cervello. E poi pure venerdì? Anzi, le faccio osservare che il mio amico qui presente ha la faccia del pesce. Oh! Peggio, l'amico mio, con la faccia del pesce! Peggio! È triste! Ai, ai, ai! Vedo che l'ho convinta. Mi fa l'occhietto. Si è arrabbiato. Se ne va. Speriamo. Modo di cucinare, va bene la carota, va bene l'aglio, ma qui ci manca il sale, il pepe, il petrosino, il prezzemolo, il sedano. Se vuole gli odori li andiamo a prendere noi. Si avvicina la fine, no. Saluti, ingrazia, ci siamo. Uccidere mai, io ucciderò il ciclope in combattimento come Anteo, come tutti gli altri. Mangiare, piedoni piatti, commendatore, cornuto. Pio questa maledetta palla, non ci credo, non è vero niente. Sono cattivo, Euristeo. Scusa, però è cubona e buona assai. Sì, ma Deianira è un'altra cosa. Ma è cubona, è buona. Sì, ma Deianira... è cubona. È buona. Sì. Complimenti, o grande re Euristeo. Parla, o Fetonte. Come ha detto che si chiama? Fetonte. Ah, ma
faccia ce l'ha. Oh mio re, questi due stranieri, l'uomo dagli occhi di vetro e l'uomo cammello, sono piovuti dal cielo a cavallo di un ordigno infernale. Sì, e il popolo dice che sono inviati da Giove e amici di Ercole. Siete amici di Ercole? Altro che, si figuri che mi voleva cedere il numero internazionale delle lottatrici nel fango per poche lire. Siamo amici d'infanzia. Stia zitto, commendatore. È vero, andavamo solo insieme. Dai. Cosa vuoi a costui? Io non lo capisco. Non importa, ha dichiarato di essere amico di Ercole. Ma no, no, guardi che lui parla di un altro Ercole. Di Ercole ce n'è uno solo ed è anche troppo. Ha visto? Li buttiamo vivi nel pozzo della morte. Per me? Sì. Petonte? Sì. Buttiamoli. Li buttiamo via. Nel pozzo della morte. Quante fedonte questo! Avanti! Giù le mani! Ma guarda, giù le mani! Ma che fai? Ma cosa fai? Camminate! Portate via! Belle maniere! Hanno chiuso! Dai, leone! Il coccodrillo! Le iene! E chi è il giardino zoologico? E va bene, calma, no? Calma, vuol dire che loro laggiù, noi stiamo qua e basta non cascare sotto. Vento, si muove! Che è la bestia? Ma no, la parete qui dietro si muove! Ma che fa, Cerconte? Eppure questa si stringe! Cerconte, venga qui! Questi ci fanno fare la morte del sorcio! Che facciamo adesso? Cerconte! Presto, si butti di sotto! Ma ci sono quelli! Appunto, si butti, così quando mi butto io non hanno più appetito! Guardi quello là, quanto è bello! No, no, il coccodrillo no! Quello quando a mangiare si mette a piangere! Io non posso sentire piangere, no, no, no! Allora è meglio lei dalle iene! No, le iene si mettono a ridere, mi fanno rabbia! Allora il leone! Ma perché cosa fanno i leoni dopo mangiato? E che ne so, chi mi ha visto qualche volta a pranzo con un leone? Si muovono, come adoro, si muovono, questo non si sa perdere, si butti! Ma si butti lei, scusi, è sempre il mio dipendente, vai! Ma almeno mi faccia un po' di posto, metta la pancia dentro! E sì, sto a pensare alla pancia! Chi me l'avesse detto morire 7000 anni prima d'essere nato? E guancia con lei, che ha pure la barbatura! E va bene, nobiltà e popolo finalmente uniti! Addio, commendatore! Addio, Rosteghi! È la fine! È la fine! Yeah. È la morte che ci chiama. La morte? Sì. Venite, presto. No, è una bella ragazza. Dove sta? È qua. E che vuole? Deianira vi aspetta. Siamo salvi. Sì. Salti il pasto, Jeff. Ma per un'altra volta. Sei qui. Grazie per averci salvato la vita. Ma perché l'ha fatto? Perché siete amici di Ercole. È vero che siete amici di Ercole, no? Come no? Ma veramente l'Ercole di cui parlava lui è lo stesso Ercole di cui parla lei, perché di Ercole ce n'è uno solo. Chissà che farei per Ercole. Correte incontro a lui, sì. Ditegli che sono in pericolo. Correte, vi prego. Sì, là, di là. Grazie, signora. E cos'è questo? È il baciamano, un segno di omaggio che si usa nella nostra epoca. No, da noi si usa soltanto con chi porta le gonne. Preti e donne. Andiamo che tardi. Sì. Ma scusi, Ercole non le ha mai baciato la mano? Ma no, no, Ercole mi stringe a sé sin a levarmi il fiato e questo è tutto. Materiale. Grazie, grazie di nuovo. Rosteghi. Sì. Com'è gentile e distinto l'uomo cammello. Se fosse anche forte come Ercole, sarebbe il mio uomo ideale. Venga, sì. Signor Conte, alle porte della città ci siamo. Adesso basta uscire fuori, no? Ma come, vestiti così? No! Sì, no, ci vediamo come loro. Sì. Ha capito, vedrà che per ora non succede niente. Sì. Ecco, venga. Mi dia la borsa. Che numero porta di corazza? Ma non lo so, non l'ho mai portata. Tenga l'ombrello. Le grazie. Mi dia questo. Sì. Tenga quest'altro. Del no, vedi, no, ma guardi che se non mi aiuta, eh. Accidenti, a queste ruote spezzano le gambe. A chi lo dici? Io quando trasporto il latte in città, arriva che è diventato burro. Con tutte le tasse che si pagano, non hanno neanche risolto il problema delle ruote. Alto là, chi sei? Sono Aimone, il villico. Questo è il mio lasciapassare. E questo chi è? È un viandante, mi ha chiesto un passaggio. Non lo conosco. Ah sì, e tu dai passaggi agli stranieri?
demoni sono questi? Ah! Se impari, costui potrebbe essere un nemico del nostro grande re. Bravo sentinella, hai fatto il tuo dovere. Levi, Levi, fuori la guardia! Avanti, presto, il primo che arriva, ultimo lo sbatto dentro. Coraggio, avanti, via. Presto, presto, commendatore. E che presto? Lo spazzolone non entra, ecco. Presto, ci scopriranno. E va bene, ma se c'ho tutto il ferro qui sul naso, proprio non vede? Si tolga gli occhiali. Ange. Ehi, voi due, alla durata, presto! Scusi tanto, io vorrei marcare visita. Silenzio, non capisco. E il primo che arriva ultimo lo sbatto dentro. Nuova questa. Andiamo, andiamo. Giocote? Giocote? Dov'è? Sono qua, su, mi dia la mano, su. Ecco, così. Venga qua, e qua dentro, Sono venuto per rendermi conto se posso fidarmi di voi. Com'è la vostra obbedienza? Pronta! Pronta! È cieca! In quanto cieca può essere scelta? Silenzio! Seduti! Seduti! Voi due, venite fuori. Combattete fra voi fino alla morte di uno dei due. Siamo pronti, oh grande re! E che son matti? Alla morte! Muoio felice, ti ringrazio dell'onore, oh grande. Balla, Berlo. Lo ringrazio pure. Bene, sono quasi come. Bel cretino. Quei due là in piedi, quello un po' gobbo e quello grasso. Venite avanti. E noi? Hai indovinato? Ehi, voi due, forza, che avreste paura. E perché? Avete visto di che cosa sono stati capaci i vostri compagni? Fate altrettanto. Noi? Noi? Sì, voi. Discutereste forse gli ordini del re? Orsù, uccidetevi. Fuori le daghe. Ma questa sacca la mia non esce? Neanche la mia, guardi un po'. Ma com'è? Ecco qua le daghe. Accidenti e fetonti. Chi dà segno di viltà verrà ucciso da me in persona. Allora io stavolta parto, eh? Pronti a morire? Senz'altro. Via! Commilitoni a noi! Dico, non vorrà mica uccidermi sul serio, eh? Magari è che non la vedo bene, caro conte. E allora? Sì, pronti! Sì. Fino alla morte! Commilitone! Fino alla morte! Facciamo fino! Piano, piano! Ma che piano? Ma come? Ho detto di fare per finta! Che se acchiappo! Così! Eccolo! Ecco! Lo prendo! Entra! 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 Bene! Fondo! Così! Cosa fate? Ballate? Ecco, maestà, la verità è che non siamo molto pratici di daghe, noi siamo arcieri di prima classe. Arcieri, maestà, arcieri. Ma potevate dirlo prima, no? Vieni qua. Comandi. C'è una mela per quest'uomo? Subito, grazie, maestà, non si disturbi, non ho appetito, grazie. La prenda, sembra brutto non accettare. Va bene. Eccola, maestà. Grazie. Me ne lasci un pezzetto. Bene, date un arco al suo compagno. Vedremo la vostra valentia. Scusi, maestà, non si potrebbe fare il contrario? A lui la mela e a me l'arco. Dopo, dopo. No, guardi che non ci sarà un dopo, sa? Che ci faccio questo? Piano? Giù, nei ginocchio. Piamin, piamin. Mi vede? Quasi. Ma che fai? Ma perché ti muovi? Vede, il mio amico è molto più bravo del bersaglio mobile. Ah, attentato, tradimento! Arrestateli! Arrestateli e decapitateli sul posto! Ancora voi! Me la pagherete! Domani sera al banchetto di fidanzamento con Deianira voi due sarete invitati. Grazie, molto gentile, zio. Sì. Sarete invitati, ma non in qualità di ospiti. Ultime notizie. Creta. Dalla reggia di Minosse è stato effettuato da parte di Dedalo e di suo figlio Icaro il primo tentativo del volo dell'uomo nello spazio. Il lancio è miseramente fallito. Notizie mondane. Il banchetto di fidanzamento del nostro augusto sovrano con Deianira sarà rallegrato da musiche e danze e numeri di destrezza. I giardini della reggia saranno illuminati per l'occasione da torce umane. Il resoconto della bella festa verrà dato con le ultime notizie della notte. Buonasera.
Che bella festa. Silenzio! Accendiamo le torce umane, Marta. Sì. Tonte? Sì, subito, con vero piacere. E ti pare che quello diceva di no? Figurati. Eccolo! No. Un momento, non è ancora buio. Non vedi come ci si vede bene, Euristeo? Ti dispiace veder bruciare i due amici di Ercole, eh? Magnifiche queste noci della Mesopotamia. Ne vuoi una, Deianira? Eh? Sì, schiacciala. Lo sapevo. Non c'è la forza di Ercole nelle tue mani. Nelle mani non so, ma nei denti sono più forte di lui. Presto Caifante un esorcismo per il mio dente. Oh, mio re, anche il grande Sculapio dice quando il mal di denti viene, chi ce l'ha se lo tiene. Vorrei farle passare il mal di denti. Hai un rimedio? Altro che. Conte, sì. La magia di Esculapio. Cosa? Il cachet, il cachet. Sì, non ti trovo. Ecco. Cos'è? Una formula magica? Quasi. Questo che fante! Oh, che male! Ecco, maestà. Inghiottire, maestà. Deglutire. E basta uno. Che tutti? Li prende? Non mi passa! Sì, Conte. L'ha presi tutti. Ostra che adesso si addormenza. Non mi passa, il peggio di prima! Accendetevi! Oh, subito! Mi mistifica tutto! Questo era Dio! Il valzer delle candele! Noi dolori passato! Sono dei maghi! Spegneteli! Ah sì, li uccidiamo! Smorza? Ma no! Smorza! Smorza! E scioglieteli. Ci sono io, sono il mago di Ampiotta. Ma chi l'ha detto? Anche noi siamo maghi. Il mio amico e collega, l'uomo camello, vi mostrerà ora il dono prezioso che ci fece Minerva. Prego. Minerva, la famosa dea Minerva, della Saffa Magenta, stabilimento di Popoli. Mostra a sua maestà il prezioso ricordo delle misteriose terre di Macedonia. Come ha detto? La Macedonia. 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 Una cosa che non dico, ma te la faccio. Eccola qua. Ecco qua. Attenzione. Siamo i padroni del fuoco. Fumi, Conte, fumi. Sì. E fumi. Mangiano il fuoco, guariscono i dolori, siete dei maghi. E se siete dei maghi, siete miei amici. E se siete miei amici, sarete invitati alla festa del mio fidanzamento. Qua! Noi siamo i figli di Vulcano. Mangiamo il fuoco, ma possiamo anche accenderlo a qualsiasi distanza. Lo sai, lei cerca rogna con quell'affare. Non si preoccupi, non si preoccupi. Pari la bomba. Attenzione! Occia a me! Maghino, senti che botto! Senti che botto! Piccolo mago scamorza, maestà, la festa è... Andiamo! Comincia! Uccidiamo, vero? No, ma... Ho capito, ci penso io. Ragazze, su un po' di vita, che il re non scherza. Un momento. Lasci fare a me, piccole, su un po' d'allegria, che sua maestà si sta addormentando. Maestà, la vita è bella! Col cia-cia-cia! Uno, due, cia-cia-cia! Uno, due, cia-cia-cia! Grazie. Piccola.
profana, profanissima, di una dante iniziatrice ai sacri riti d'amore. Anzi, se lei permette, la insegno alla signorina Deianira. Venga, venga, venga. Attenzione, mi segua bene, eh. Un, due, tre. Ehi, ehi, com'è? La gambetta lancia e il sederino un po' più su, due, già. Muoviti un po' di fianco, così. Brava! Che simpatici che siete! Peccato che siate amici di Ercole. Amici di Ercole noi? E chi lo conosce? È vero, Conte? Che lo conosce lei? Mai visto, mai! Non è vero, lei ha sempre affermato di conoscerlo. Ma veramente! Ma voi combattereste contro Ercole? Non aspettiamo che questo, Sire! È vero, Conte? Ma certo! Però Ercole è molto forte, è unico! Sicuri che nella nostra epoca noi di Ercole ne fabbrichiamo a dozzine! Fermi tutti! Che succede? Cosa avete detto? Fabrichereste degli Ercole? Altro che, se ci ridate la macchina, ritorniamo nella nostra epoca e ve ne portiamo quanti ne volete. Nana! Sì, sì. Avete detto che fabbricate gli Ercole? Bene, fabbricateli qui, non siete dei maghi. Beh, ci vuole un po' di tempo. Se Ercole, tornando dalla Trinacria, troverà degli Ercoli più forti di lui, riavrete la macchina e sarete liberi. Altrimenti, la morte! Ciao! Capito, Conte? La morte? La morte. Mannaggia. L'avventura. Scusi, maestà, ma perché si mette il cuscino in testa? Per stare comodo sul carro. Comodo? Ma veramente scusi, da noi si mette tutto da un'altra parte. Ma come in testa? E che ne so. Avanti. Vai. Uè, ma che... Ma sono mati. Ferma! Maestà! Il molleggio non va. Ma no, commendatore, sono le ruote, guardi. Le ruote? Scusi, maestà, ma le ruote non si fanno mica così. Già, e come si fanno? Tonde. Tonde? Ma no. Straordinarie queste ruote. Che bellezza viaggiare così. Quei due sono formidabili. Chissà che Ercole hanno preparato. Se fossero veramente sicuri, non cercherebbero sempre di sottrarmi la chiave dal nascondiglio della loro macchina. E dove l'hai nascosta? In un posto molto sicuro. E vi ho messo a guardia il Minotauro. Bravo. Forza, animo, ragazzi. Lavorare. Sulle braccia! Su! Voi notate con serio, non fate lavativi! Tira su subito, sai! Su! Grande maestro! Sì? Non vedo mio marito da 2 mesi. Deve mantenere le forze per l'arrivo di Ercole. Va bene. Quando avrò tempo, ti spiegherò come stanno le cose. Pazienza! Nostro grande re! Come va? Maestà? Meraviglioso! Pritone, prima era magro come un chiodo, adesso sembra un pollo ripieno. Ha visto, Pritone, che posto? Sì! Super allenamento, maestà! Ah, sì! Continuate pure! Bravi! Mi compiaccio! Guardi quello! Triste? Penso al ritorno di Ercole. Ma non temete per la sua sorte. Questi non possono nulla contro di lui. Ma io temo per la mia sorte e per la tua.
Ancora. Oh, strega. Su. È un po' poco, eh? Permette? Avanti, presto. Oh, ma guarda quello. Non si ferma mai. Una pausetta si potrebbe fare. È mezzogiorno. Come sai che è mezzogiorno? E non vede la sirena. Oh! Oh! La sirena. Ma le sirene non stanno nel mare. E questa è una sirena d'acqua dolce. Oh! Oh! Otturiamoci le orecchie. Avanti, miei fidi. Siamo in vista di Anfiossa. Andiamo, andiamo. Bene, bravi, bravi. Bene. Euristeo! Eh? Euristeo! Che c'è? Che accade? Oh, oh, mio grande re Euristeo. Sta arrivando Ercole. Sta arrivando Ercole. Accidenti, è arrivato in anticipo. È giunto il grande momento. Ercole alla reggia! E voi ostacolategli il passo davanti alle mura della città. Sì, su! È arrivato. È arrivato. Finta di niente. Finta di niente. E vai piano. Siamo arrivati. Compare, guarda che femmina. Quanta bella. Eppure alta, alta. Avviciniamoci. Sì. Devi essere meravigliosa. È permesso. Ora la chiamo. Bellezza. Troppo alta, troppo alta. La colpa è tua perché ti fissi sempre con quelle alte. Queste sono belle, piccole ma saporose. Fermati, Ercole. Euristeo ti ordina di andare. Cosa ti prende, Fetonte? Tu non devi rientrare in Anfiossa. Euristeo è mio amico e non sarete voi a sbarrarmi la strada. E invece saremo proprio noi. È quello che vedremo. La clava, miei la figli. La verità, ninfe siete. Certo, non vedi che sorriso. Buono. Che volesse piovere. Gli arcieri, a me, gli arcieri, gli arcieri. Freccia. No, no, aiuto. Aprite. Aprite. Mettetela lì alla porta. Su. Resistete fino alla morte. E allora, piacere per piacere. Noi vi portiamo le anfore e voi ci fate visitare la città. La vostra casa, il vostro salotto. La camera da letto. Ma è vero che nel continente usate le lenzuola. Voi ragazze simpatiche siete, ma noi uomini di casa vita tranquilla faremo. Hai ragione. Oh. Porta spalancata, città ospitale. Procediamo. Oh, guarda queste pitture, artisti bravi ci devono essere in questo paese. Ma ieri sera non c'erano. Artisti veloci sono. Peccato che è un genere di pittura che non attacca. Andiamo. No, ci penso io. No, andiamo via. Un momento! Avanti, fusti! Eccoli! Vai, fusti!
capiti? Non è finita, guardi! Ercole, bentornato dal tuo viaggio in Trinacria. Fanno la pace, guardi! È vero! Vigile il tuo ritorno! Ora sarà sempre con noi! La chiave! La prenda! Non ci lascerai più! Eccola! Alla macchina, presto! La macchina! Che cos'è questa storia? È vero che non volevi il mio ritorno? Io? Ma io sono tuo amico. È tutta colpa di quei due stranieri, vedi come fuggono? E pensa che l'uomo cammello ha tentato di insidiare la tua fidanzata Deianira. La macchina è qua dietro. Sì, che io mi ci ha detto la verità. Poi non ho mica la cosa in una stalla. Si sarà rovinata. Ma che vuole? Signor Cornodo, noi la sua signora non la conosciamo. Sia calmo. Ma che cornodissimo vuole se lo sapere? Forza, eccellenza! Bravo, dai, il Cornodo! Dai, senza pietà! Cornodo! Eccellenza, vada a prendere la clava. Non mi serve più, o miei figli. Tutti quelli che hanno tramato contro di me saranno puniti. Noi innocenti siamo. Tu, Deianira, mia sposa, siederai sul mio trono. E tu, Ingrassiade, sarai ministro della giustizia. Grazie, eccellenza. E tu, Francheo, sarai ministro della polizia. Ministro della polizia! Allora che ministra, ministra! Finalmente se mangia! Viva Ercole! Non sei traditori! Coraggio di voltarsi. Forse l'abbiamo seminata. Mamma mia, tutto è perduto. Anche l'onore? Sì. Io, un rusteghin di Varessa, sono fuggito ignominiosamente di fronte a un uomo con la corna. Ma ora basta, se ritorna lo affronterò. Sì. E il mio coso, il minotauro. È una mucca, ah, è una mucca. Ah. Andiamo. Ma dove andiamo? Qui ci vorrebbe la macchina del tempo. Chissà che faranno in Amfios. Chissà. Demo, va. Complimenti a te, camerata, che fa le donne guerreggiar. Molonaia militar, più sembate che me par. Con le donne che fanno la guerra, più fogoso l'attacco si sferra, corpo a corpo in un bel serra-serra, ed aumenta la popolazione. Soldati con i superiori, sull'attenti torace un po' in fuori, con le bocche che sembrano cuori, date baci uno qua e uno là. Tu, Francheo, e tu, Ingrassiade, il grande ministro Caifante vi vuole subito. Andiamo. Ancora vivo è questo fetoso. Andiamo. Andiamo. Onorate il grande Caifante. Sono capo della polizia. No, ministro della polizia sono io. È lui. Leggi questo decreto di Ercole. Le cariche, i corpi di polizia, i mezzi di trasporto di Francheo e di Ingrassiade passeranno al ministro Caifante, che li sostituirà in tutto. E come fu? Che facemmo de male? Avete reso madri queste due fanciulle, ora dovrete sposarle. Condannati a moglie. Ma non basta, partirete subito in missione alla ricerca dei due stranieri che tentarono la vita del re Ercole. E venite alla pacchia. E li dovrete riportare vivi o morti. E come sarebbe? Vivi loro?
morti voi! Hai capito? Destituiti e sposati! Che continente mafioso! Che stanchezza! C'ho tutti i piedi gonfi. Io sarò calato almeno 5 kg. Sono 2 giorni e 2 notti che camminiamo. Neanche alla fiera di Milano mi stanco così. Bella situazione, signor Conte. Sperduti nel tempo, con la macchina nelle mani di Ercole che non ce la ridarà mai più. Vai. Ercole, fra le braccia di Deianira. Questo pensa a Deianira. Mi fa una rabbia, mi fa. E adesso che facciamo? A chi chiediamo aiuto? Aiuto, aiuto. È inutile che stia tanto che ci sente. Come dice? Dico, è inutile che chieda aiuto. Aiuto, aiuto. Insiste, con quella vocetta poi. No, guardi, commendatore, che io non ho chiamato aiuto. Aiuto, aiuto. Ma che è l'eco? Sì, sono Eco, la ninfa Eco. Ma dove sei? Qui, dentro questo masso, asso. Quale masso? Quello su cui siete seduti voi. Oh, scusi, le spalle, signora. Scusi, ma che fa in quel sasso lei? Sono innamorata di Maciste, Isse, il figlio della montagna. E la mega Circe gelosa osa, mi ha chiuso qui dentro, entro. Tiratemi fuori, Ori. È una parola. Aspetti. Piano. Scusi, signora. Chiamate Maciste, Isse, lui mi salverà, verrà. Ah, lo chiamiamo. E chiamiamolo. Maciste! Signor Maciste. Signor Maciste. Ma commendatore, non è mica Tarzan. Chi vi chiama? Noi, c'è la sua fidanzata dentro quel sasso. Sente? Ecco, eccomi! Levatevi di mezzo, che vince quello. Mazzero, quanto è forte! Questo è più forte di Ercole. Lui ci salverà, ha un'idea. Per carità, basta con le sue idee, Conte, per carità. Commendatore, mi sembra che lei non abbia più fiducia in me. La sfiducia nasce dall'esperienza, caro mio. Guardi, due forze uguali e contrarie si annullano. Basta mettere Maciste contro Ercole e noi siamo salvi. Potremo recuperare la macchina e andarcene da questo schifosissimo secolo. È vero, ma come si fa? Commendatore, venga. Ha visto che roba? Il midollo della pecora è il segreto della sua forza, Orsa. Adesso capisco perché Ercole, che mangia solo midollo di leone, è mille volte più forte di lui. Ercole è più forte di Maciste, Isse? Ma lo sa lei che Maciste è di ritorno dalla valle dei ciclopi, Opi, per passare il mare con la nave, ha remato con 100 remi da solo, Olo? Ercole non ha bisogno di remare. Lui si carica la nave sulle spalle e si fa una passeggiatina così, attraversando il mare a piedi. Ma lo sa che Maciste iste nella valle dei re. È incantata la puntina? Ha sollevato un obelisco di granito Ito? Beh. E cos'è, una prova di forza questa? Ercole con gli obelischi ci si stuzzica i denti. E poi lei lo sa, lo conosce molto bene. In che senso, Enzo? In senso biblico, Abramo conobbe Rebeca e nacque Giacobbe. Bravo Conte, Ercole conobbe lei e nacquero le corna di Maciste. Uè, almeno questo è quello che va raccontando in giro Ercole. Maciste, vai da questo Ercole, dagli una lezione, devi fargli due occhi così. Così? Sì, così. È fatta, signor Conte. Con permesso. L'accompagniamo. Maciste, vai tranquillo, illo. E se correrai pericolo, questo ramoscello di mirto seccherà e io verrò in tuo aiuto. Vai, Maciste, Isse. Io ti fermerò, Maciste, e questa notte tu sarai mio. Parola della maga Circe. Zitti voi, porci. Vi ho trasformati i maiali perché non vi amavo, ma lui lo ama. E come? Siete gelosi, eh? Ma cosa vorreste mettervi con lui? Quasi quasi siete meglio adesso di prima. Maciste resterà al mio fianco per sempre, voi sarete il suo nutrimento.
Maga Circe. In ginocchio, schiave, quando siete alla mia presenza. Sapete che non sopporto accanto donne più alte di me. Adesso potete alzarvi. Che cosa c'è? Il divino Maciste sta attraversando il tuo territorio, Circe. Lo so, so tutto io. Sono una maga, no? Sì, ma forse non sai che è diretta ad Anfiossa per battersi col divino Ercole. Maledizione, così quello me lo rompe prima dell'uso. Maciste non andrà ad Anfiossa, deve fermarsi qua. E come farai? Farò scendere la notte. Sono una maga, oh, ma che, scherziamo, La notte, amica mia, portatemi polvere di tenebre, estratto di bufera numero 2. Quello con la figurina. Nox. È una trototox. Notte. Lunga notte. Notte di luna calante. Notte. Mia maga compagna, scendi su Maciste e su chi l'accompagna. Mannaggia! Maciste! Sì. Ma perché corre così? Perché? E lei ha esagerato un pochetto. Io? Sì. Gli ha detto che Ercole è più forte di lui. Che Ercole con gli obelischi ci si stuzzica i denti. Beh, sa, l'ho detto per montarlo un po'. Va bene, ma il fatto che Ercole si carichi le navi sulle spalle e passi il mare a piedi è un po' troppo. No, guardi, commendatore, che quello l'ha detto lei. Non l'ha detto lei, Conte. No, guardi, che quello l'ha detto lei. L'ha detto lei. Io le giuro, guardi, mi possino ciecare. Mozzo. Ostrega, sono diventato cieco davvero. Lei è diventato cieco, io non ci vedo per niente. Già ci vedevo poco, hai capito? L'ho sempre detto che porta gliella. Ma no, è scesa la notte. Ah, sì? È scesa la notte? Sì, però non vedo le stelle. È vero. Accidenti, non viste io le stelle. Ho beccato un albero con la capoccia. Dove siete? Seguitemi. Estratto di bufera, concentrato di temporale, portatemi Maciste, ma senza fargli male. Dai, Esa! Senta, commentatore. Via, zitto, per favore, chiuda quella boccaccia che le porto una iella che non le dico. Io? Sì. Che io possa affogare se è vero. L'ombrello? Sì. L'ombrello. Che avevo detto? Che avevo detto? Scusi, commentatore. Là c'è un lume. Devo l'ombrello. Sì, sono qua. Mi scopre, No. Eccomi qua. Bussiamo? Bussiamo. Vuoi scommettere che c'è un cabaret? Meglio non entrare. Ma no, andiamo, almeno dentro non piove, no? E dentro non piove, che dici, giugiolone? Che dici? Qui non si vede niente. Finalmente abbiamo trovato un tetto. Sì, ma non c'è nemmeno una sedia. Prego, commendatore, si accomodi. Dopo di lei? Non si sa mai. Giusto. Vorrei bere. Lo sapevo. Non mi piace quello che succede. Chissà come sono quelli che cantano. L'ho detto io che è un tabarene. Ci vedo chiaro. Io sì. Ma chi è la padrona qui? Sì, insomma, chi è la tenutaria? La tenutaria? Sono io. Come ti chiami? Io non mi chiamo. Ma come ti chiamano gli altri? Nessuno mi chiama. Sono io che chiamo, se voglio. Uffa, quante storie. No, dico, qual è il tuo nome, scusa? Chi lo sa, muore. Ah. Vuoi saperlo? Io? E che mi frega? Lo vuol sapere lei? No, per carità, non si disturbi.
Devo parlarti. Bene, così chiariremo alcuni misteri. Ah, ma ci veniamo con te? No, voi andate nella stanza degli ospiti. Dov'è? Di là. Andiamo con te? Un momento, eh. Ecco, andiamo, va. I maialetti, guarda i maialetti con te. Ostrega i maiali. Perché, dove siamo capitati? Se la memoria non mi inganna, siamo finiti nell'antro della maga. Ah, della maga? Quella matta è una maga. Rida, se la maga Circese. Circe? Deve essere una coltivatrice diretta di suini, perché c'ha i suini. No, se quella che con i baci trasforma gli uomini in maiali. Ostrega, cosa mi racconta? Ma non è vero. E non è verosimile, Conte. Ma perché, scusi, quello che è successo finora è forse verosimile? No, ma io non credo assolutamente che una donna possa trasformare gli uomini in maiali. Ci credo. Come hai detto, scusi? Mamma mia, un porco che parla. Convinto adesso? Sono un porco, ma fui un grande uomo politico. Strano, eh? Da noi capita tutto il contrario. Circe, che ci ha ridotti così. La maga. Il suo bacio ci ha rovinato. Allora il suo bacio è come un porco, eh? Commendatore! Il Mino Lupo! Il Mino Lupo che... Che dicono? Ecco, ora uno di noi deve morire! Un dingo, tre galline, tre capo, per andare alla cappella c'era una ragazza bella che suonava il 23. 1, 2, 3, tocca proprio a te! A chi? Il grande uomo politico. Ha capito che tutti? Qua invece di farli magnà, se li magnano. No, poveretto. Signor Norcino, lo lasci stare, è così caruccio. Zefata. Ora tocca a voi. Tocca a voi. Tu a voi. No. A voi due! Comandi? A noi? A voi! Ora tocca a voi! Essere ammessi al cospetto della nostra padrona. Venite! Devo, commendatore, su. Di là? Ma no, hanno detto di qua. Ma la voce viene di là? Hanno detto di qua. E va bene. Di qua. E di là, dice di là. Quanto sei bello! Ma perché sei così sospettoso, maciste? Conosci il mio nome. Io conosco tutto di te, la larghezza del tuo torace, delle tue spalle, dei tuoi bicipiti. Io credo di sapere chi sei. Sì? E chi sono? Tu sei la maga Circe. Bravo, la risposta esatta. In compenso, un bel bacino. Ma che maniere. Oh, ci sono i tuoi amici. Prego, accomodatevi. Perché no, grazie. Posso offrirvi qualcosa? Beh, insomma. Prosciutto? No. Salame? No. Porchetta? Questo deve essere l'uomo politico di prima. Eccellenza. Complimenti. Mortadella? No, guardi, non è il caso. Fagioli? Ah. Con le cotiche? Un po' pesantucci, eh? No, grazie. Signora, non abbiamo proprio appetito. Ecco. Stiamo bene così, guardi, non si disturbi. Allora basta, via, svelti. A letto senza cena. A letto? A quest'ora? Venite. Commendatore, si ricordi dei maiali, non faccia il porco! Va bene, ma... Buonasera, maga! Segui! Buonasera! Segui! Maciste, bando agli indugi! Perché mi respingi? Stringimi forte tra le tue braccia! Avviticchiamiti! Come prego? Avviticchiamiti! Oh, tutti così, grossi e ritardati! Stringimi tra le tue braccia! Voglio andare. Fagiullone, bambinone. Vieni qui. Attenti qui. No. Vabbè. Che vogliamo fare? Si fermi, commendatore. Perché? Cerchi di ragionare sempre che ci riesca, vero? Dica pure. Circe è innamorata di Maciste. E beh? Come beh, se lo bacia siamo rovinati. Ma perché, scusi? Ma come perché? Invece dell'uomo più forte del mondo avremo il porco più forte del mondo. Eh già, e che ce ne facciamo? Tanto più che la fiera di Modena è di là da venire. Modena? No, è una cosa nostra. Insomma, bisogna assolutamente impedire a Circe di baciare Maciste. Ecco, lei vada ad impedire, io mi trattengo con le ragazze e mi sacrifico. Beh, pazienza. Di là? Ma fregato sto romano.
Ti amo, Maciste, ti amo, ti amo. Perché rifiuti così il mio amore di maga? Ma come? La maga Circe ha i tuoi ginocchi. Pensaci, di maga ce n'è una sola. Ma sei proprio di sasso, figlio mio, si vede che sei figlio della montagna, sai. Dove vai? Perché ti allontani? Non temere. Ti amo troppo, sai, per trasformarti come gli altri. Dammi la tua mano. Senti come batte il mio apparato cardiomuscolatorio. Cosa? Il cuore, cretino. Oh, più sono grandi e più sono ignoranti, sai. Ma non mi sfuggirai. Scusi, signora. Ma che c'è? Mi potrebbe dire che ora è? È l'ora che ti levi dai piedi. Allora, ma Circe, la Circe, ma Tizia, la Cicci, insomma, il cretino è nato con la manda. Il mio fascino circeo non ti incanta. Ebbene, ti incanterà la mia magia. Come si dice, non posso averti per amor, ti avrò per forza. Siediti qua vicino a me, a Cecce. Guardami amorosamente. Sospira per me. Ho detto sospira, non soffia. Di che mi ami. Che mi ami. Ripete tutto come un pappagallo, eh? Di ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Bravo, così. Stringimi forte tra le tue braccia. Più forte. Più forte. Aia! Un po' meno forte. Adesso io chiudo gli occhi e tu mi darai un bacino. Ma cosa vedo, vedo? La maga Circe sta per baciarlo, eh? E no, ti piacerebbe il forzutone mio. E io gli levo la forza, sì, gliela levo. Blum. Yeah. Baciami su. Meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Oh, questo è troppo! Nessuno mi ha mai offesa così! E manco si sveglia, sa! Portatelo via! Incatenatelo! Mi ha offesa! Pagherà duramente questo affronto! Via! Portatelo via! Me la pagherai cara! Maciste! Bussi, bussi! Aiuto! Aiuto, spagnoli! Ma che succede? Ma questa è la voce di Maciste! Chiedi aiuto a noi! Andiamo bene! Aiutare lui, e lui chi ci aiuta? Noi. Voi? Belle fatte, come mai? Perché voi baciate così bene. Modestamente noi romani. Beh, 7000 anni di esperienza, vero? Ah sì, anche i nobili furlani non scherzano mica, eh. Con permesso, riverisco. Da quella parte? Presto. Vado subito. Pardon, pardon. Senza. Ingraziate, Francheo, ingraziate. Oh, dove sei? Qua. E io dove sto? Allora continuo a cercarti. Ingraziate. Vai. T'ho scambiato per un albero. Io non capisco. Mezz'ora fa era giorno e adesso è notte. E di che te meravigli, nel continente siamo. Torniamocela d'anfiossa. Senza quei due. Chissà dove saranno quei due. Chi lo sa. Rusteghin, mi dica. Mi presta l'ombrello? Per far cosa? E per appoggiarmi. Lei ci vede bene? No, veramente io non vedo niente. Si figuri io. Attento alle buche, eh. Attento che si può anche cadere. Lo so. Piano, 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 eh. Ecco un ramo, va. E che è? Una mano, una mano. Ah, scusi, buon uomo, da che parte siamo? Dalla parte giusta. Ah, bene. Arrestateli! No. Avanti, donne! Guardi, e non fate resistenza, guardi. Subito ad Anfiotta! Andiamo, andiamo! Piano che soffre il solletico. Li abbiamo presi. Certo! Andiamo, andiamo, anche La mia forza, dov'è la mia forza? Ridammi la mia forza. E che te l'ho levata io? Magari. Il mirto è tornato verde, Erde. Maciste mio, sei salvo, Alvo. Non temere, la tua forza non è andata dispersa, Ersa. L'ho passata all'uomo che ti era più vicino, Ino. Al tuo amico Raimondino, Ino, Ino.
Zitto, Conte, zitto, zitto. Ma che zitto, mi fa male. Porco mondo, come stringe questo coletto. Stringe. Sì, Conte, l'ha cappato. L'ha rotto. Materiale dello Stato, roba scadente. Anche la catena. Io non ci riesco. Aspetti. Questo è un po' duro. È duretto, Ma che succede? E che succede? Succede che lei è più forte di Ercole. Ma no, comandatore, via, cosa dici? Ma come no? È pure più forte di Maciste, no. Ma perché non me l'ha detto prima? Complimenti. Piano, piano, piano. Scusi tanto, io non sapevo. Porca, credo che cercavamo uno da opporre a Ercole. Che cretini, ce l'abbiamo. E dov'è? Lei. Io? Sì. Ma le assicuro che non ho mai avuto tanta forza. No, l'ha sempre avuta, solo che non lo sapeva di averla. Ha capito? Adesso che ce l'ha, la dopo, no? La dopo. Signor Conte? Sì. Una larghettina alle sbarre? Io? Sì, alle sbarrette. Un colpettino. Beh, provo. Piano, piano, non si faccia male. Hai detto niente. Prego, s'accomodi. Grazie, signor Conte. Grazie. Va bene, scusi, ma perché tanta fatica? Pazienza, basta buttare giù la parete. Ah, secondo lei per buttare giù una parete basta fare così? Basta fare così. Prego. Signor Conte, presto, alla nostra macchina. Sì, all'ombrella. Signor Conte, la macchina deve essere ancora qui dentro. Non c'è più. Dove sarà? Qui, tu devi saperlo. Guardi e prendeteli. Non c'è il Conte che si fa male? Piano. Mamma mia, che forza. Eccellenza, il nodo ci fece, che ci dobbiamo ricordare. Dov'è la nostra macchina? Dove l'hanno nascosta? Non lo sappiamo, noi Clayfant lo sa. Veramente non lo sapete? No, non lo sappiamo, parola d'onore. Sì? E allora non c'è che un rimedio. Lei sfiderà Ercole. E sa che metteremo per posto dell'incontro? Il fagiolone d'oro. No, la macchina del tempo. Ah, bravo, commendatore. Aia. Oh, scusi. Della sera. Anfiossa. Il nostro amato monarca, il divino Ercole, ha accettato la sfida dell'uomo cammello. In singolar tenzone di lotta libera, senza esclusione di colpi, finché morte ne segua. Moda. Da Atene è giunta notizia che la Medusa si è fatta la permanente. Buonasera. Metterti contro Ercole. Parola d'onore, è un suicidio. Un bel saltino. Su. L'ombrello. No, l'ombrello no, come mi può servire. No, come no, per le flessioni. Uno. Due. Due. Così, sgabello. Coraggio, coraggio, che la nostra macchinetta ci aspetta. Sì, ma Ercole è sempre Ercole. Zitta, per carità, zitta. Almeno avessi potuto vendere io i biglietti con tutta questa gente.
i posti di ringe, 50.000 lire l'uno. E piano. Zitta, zitta. Ma stia zitto lei. Sì. L'aiuto di mio padre, Giove Tonante, che mi guarda dalla vetta dell'Olimpo, io sono pronto. È pronto. Con la benedizione di mia madre, Santa Donna, che mi pensa dalla provincia di Belluno, sono pronto anch'io. Via. 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 Oh, ma guardi che mostro, io non ho niente. Niente, non esiste. Ma come no, ma guardi che roba. Lo ridurrà a polpette. Ha ragione. Ah, sì, sì, di. Si dia inizio al combattimento! Coraggio, Rusteghin, coraggio! Niente, signor Conte, con quel fisico che si ritrova pure lei, non lo deve nemmeno vedere, non lo veda, non lo veda! Su! E che c'è? Ma se non lo vede nemmeno! Guardi che l'ho visto! E c'è stato uno sbaglio, via, sotto! Deciso, piglio sicuro, riflessi pronti! Pronto per la cianchetta! La cianchetta a sgambetto! Via! Attenzione! A terra! Occhio lungo, Rosteghi! Deciso alla vita, agganciare per la cintura, così sollevare, serenare, spettare. Beh, che ne dite? Calma, signor Conte, calma. Rantumerlo come una coppa di champagne. Via di mezzo! Sempre in mezzo sta. Tu mi hai detto di accettare il combattimento, è un complotto, me la pagherete. Vai tu. Con una signora, no, ma che maniere! È incredibile! E che vuole adesso? Forza con te! Con te! Combatti, le cose si mettono male, gli ammonimi! Di attaccare anche il braccio, via il braccio! Via il braccio! Ma ci iste, iste, iste! Tocca questo mirto, irto, irto. Riavrai la tua forza, orza, orza. Grazie. Che potente. E adesso cosa faccio? E che passi, alza, va là e dimena. Non lo vede che un'ombra non esiste, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Forza Conte, lo colpisca a basso, lo colpisca ai fianchi, al fegato, sfondando via. Ha visto? Non gli ho fatto niente. È un caso psicologico. Ha capito? Sì, i nervi tesi. Si rilassi, si distenda e si rilassi. Ma più rilassato di così. Senza incanto e senza mirto sei più debole di un morto. Non sai far nemmeno la rima, Ima, Ima. Dagli il mirto come prima, Ima, Ima. No. Sì. No. Sì. No. Avanti, verme, alzati, colpisci, colpiscimi dove vuoi, anzi qui, colpiscimi lì. Ma signor Ercole, non mi permetterei mai. Colpisci, se no ti colpisco io. E se lo dice lui? Ma tanto non gli faccio e niente. E ci provi? Oh, a terra, signor Conte. Aia, aia. E che mi vuole stritolare? Commendatore, mi faccio paura. Riprendi la tua forza. Via,
retta a me, se ne vado a casa, non è aria. Questo gli fa due occhi così, ha capito? Voglio spacciarlo con un colpo solo. Va bene, glielo dia questo colpo, subito, tanto non fa niente, via. Prego, s'accomodi. Faccia pure, su, avanti, prego. Ecco, anzi, volga. No, 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 no. Oh, oh, compare nel continente, pure le sedie femmine sono. Eppure alte, mi sembra. E ben imbottite. Da qui non ci muoviamo più. E chi si muove? Ah, no, piuttosto che lasciarti andare via così ti bacio e ti trasformo in un maiale. Sono amaga, no? Provaci un po'. Certo. Maga Circe è diventata una maialina. Perché? Prima che era. Andiamo, maciste iste iste. Dove sei? Vieni fuori. Ma che sono? Scusi, lei, signor Ercole, sì. Ercole. Forza, maciste iste. Forza, maciste, forza! Se maciste vince, forse potrò ancora riavere il mio regno. Ma chi te lo fa fare? Ma non stai bene qui in casa mia. Tranquillo, con tutte le comodità. Non paghi una lira. Attacchiamo la corona al chiodo, eh? Che vuoi di più? Eccoci a Milano dei nostri tempi. Sa cosa le dico, signor Conte? Ci farà freddino, ci sarà la nebbia. È l'unico paese al mondo dove si sentono tossire gli uccellini. Ma Milano è un gran Milano. Uè, chi ci si sta mai con mani man? Infatti. Visto che avevo ragione io, il mercato in via Catania c'è, solo che quest'ora qui è chiuso. Ma lei sta pensando ancora a via Catania? Un momento. Oh, come un momento. Uè là, ve l'avete chiesto gli altri due, vero? Sì, ma allora... Tanti anni fa. Ma come tanti anni fa? Due minuti fa. Dico, ragazzi, volete mica farvi passare per scemo, vero? No. E poi quell'affare qui cosa fa qui? Non mica stare qui, questa è sosta vietata, portarlo via, via, via. No, guardi, quella non è un'automobile. Ah no? E cosa è? È un'astronave? Quasi. È la macchina del tempo. Quella non percorre chilometri, ma anni. Ah sì? E quanti anni fa? Con un litro. 6 o 7.000. Ecco. Poi dico, ragazzi, cosa c'è scritto qui? Tiro il piccione. No. Per favore, portate... E lei cosa fa lì tutto nudo? Lì si veste, lì indecente, ma... scandaloso. E lei lì col pigiamino con la camicetta da notte. Avanti, su, portate via quella roba di fretta, su, via! No, via. Mi dispiace, ma noi su quella macchina non monteremo mai più. Mai. Ah, sì? Mai. E allora sapete cosa vi dico? Che quella macchina ve la porto via io. Sì, signori, ve la porto io all'autoparco. Il Bertarelli Giuseppe. Vergogna, scostumati. No, 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 penso io. Non salta, Bertarelli Giuseppe. No, non tocchi quella leva. È finita la metropolitana? No, ne manca ancora un tocchettino. Commendatore, 7.000 anni fa si stava male. Fra 7.000 anni staremo peggio. Sa cosa le dico, Rusteghin? Ehi, giovanotti. Buonasera. Buonasera. Mi fai accendere? Fai accendere, sì. Subito. Grande più sono frescone.